Benvenuti a Fitness! Pronti per allenarvi? Iniziamo col riscaldamento. Datemi la marcia destra. E ricordate che io lavoro a specchio. La mia gamba sinistra e la vostra gamba destra. Vi varico le gambe marciando. Oggi siamo nel Salento, alla masseria Pidè. Two touch. Ci dobbiamo scaldare per preparare muscoli e articolazioni al lavoro successivo. L'allenamento di oggi è con l'elastico. Sulle spalle. Sono 4, 3, 2, circonduco le braccia. Attenzione, 1, 1, 2 al centro, singolo, singolo, 2 al centro, ancora una volta, singolo, singolo, 2, step touch, apro e chiudo, gamba dietro, leg curl, 4, 3, 2, sul ginocchio, step knee up, 4, 3, 2, leg curl, knee up, ancora dietro la gamba, curl, step, knee up, su, repeat it, 4, 3, 2, lascia dietro il piede, schiaccia bene il tallone verso il pavimento, bacino in linea e allunghiamo il polpaccio. 4, 3, 2, sul ginocchio, sposta tutto il peso dietro, scarica il peso sulla gamba sinistra e senti allungare la parte posteriore della coscia destra. Passo al centro, preparo la colonna, sali, fuori l'aria, arrotonda bene la schiena, su, fuori, sali srotolando, marcia sinistra, su bene le gambe. Divarica le gambe marciando. Two touch. Sulle spalle. Circonduco le braccia. Attenzione, singolo, singolo, due al centro. Ancora. Due. Ancora. Ultima volta. Step touch. Dammi il curl. Sul ginocchio, step knee up. Gamba dietro, leg curl. Sul ginocchio. Gamba dietro. Ultimo, step knee up. Repeat it. 4, 3, 2, lascia dietro il piede. Schiaccia bene il tallone sul pavimento, bacino in linea, braccia avanti. Sto allungando il polpaccio destro. Porta sul ginocchio. Su, scarica tutto il peso sulla gamba destra e senti allungare la parte posteriore della coscia sinistra. Passa al centro, su, arrotonda bene la schiena. Fuori l'aria, su. Fuori l'aria. Sali srotolando, marcia destra, molto bene, come ho detto prima oggi lavoriamo con l'elastico, ricordate sempre di controllare che sia sano e che non abbia incisioni, portate l'elastico dietro al corpo, impugniamo l'elastico facendo girare le maniglie intorno alle mani così non vi danno fastidio, con le gambe voglio degli step touch. Questo è un passo base che ormai conoscete. Da questa posizione partiamo con delle alzate laterali. Attenzione, su, torno. Dobbiamo far lavorare il deltoide, il muscolo che arrotonda la spalla. Su, ricorda che quando lavori con l'elastico non devi mai fargli perdere resistenza, ma devi mantenere una tensione costante all'andata e al ritorno del movimento. 4, 3, 2, ancora, ancora, 8,
Sono 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Rimani sul posto. Su. Nelle alzate laterali lavora bene il deltoide mediale. Ancora. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 e cambio. Portiamo l'elastico avanti, arrotoliamo un pochino di più l'elastico sulle mani, partiamo con le braccia in avanti, larghezza a livello delle spalle. Con le gambe voglio degli step knee up, step knee up. Da questa posizione andiamo a lavorare un pochino di più sul deltoide posteriore. Apriamo le braccia e le riportiamo in avanti. Up. Fuori l'aria. Su bene. Ricorda che tutta la vita è proiettata in avanti. È importante lavorare anche sulla parte alta dell'orso. Su. 4, 3, 2, rimani sul posto, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 e marcia. Molto bene, recuperiamo con le spalle. Datemi lo step touch destro, si va, apre e chiudo. Ne voglio due verso destra. Ancora. Attenzione. Diventa incrocio. Anche questo, il grab bind, è un passo che già conoscete. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Cominciamo a portare le braccia in alto. Ogni volta che facciamo un incrocio, divarichiamo le braccia, le riportiamo su. Ricordate, non fate perdere resistenza all'elastico, ma mantenete sempre una certa tensione. Ancora, apri. Sta lavorando il gran dorsale. Apri. Su. Le braccia sono distese, ma cercate di non bloccare le articolazioni. Ancora, 8. Fuori l'aria ogni volta che abbasso le braccia, 7, 6, su, 5, su, 4, 3, 2, rimani sul posto, apri, apri, cerca di sentire bene i muscoli della parte sotto il cavo ascellare e il gran dorsale che sta lavorando. Rimani con il busto dritto e contrai anche l'addome. Spingi bene giù. Ancora 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Piccole pulsazioni, abbassa le braccia. Piccole, piccole, piccole. Via, sono 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 e marcia. Attenzione, portiamo l'elastico sotto la pianta dei piedi. Al centro della pianta dei piedi, le gambe sono divaricate e blocchiamo l'elastico ai fianchi. Da questa posizione voglio delle abduzioni delle gambe. In questo esercizio sta lavorando l'esterno coscia e il medio gluteo. Forza. Sono 8. Cerca di non usare lo slancio e di non sfruttare il peso del busto che si sposta, ma di mantenere l'addome contratto e di utilizzare solamente la gamba bene che si apre in fuori. Apri. Sono 8, 7, 6,
5, 4, 3, 2, è l'ultima serie, non mollare, forza, forza, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, attenzione, sempre il movimento di apertura delle gambe, lo abbiniamo però ad un lavoro dei bicipiti, attenzione, solleviamo, flettiamo il braccio e solleviamo la gamba e cambio, si va, su, su, cerca di spremere anche il bicipite, sali, sali, su, ancora, sono 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, rimani sul posto, usa solo i bicipiti, su, su, non far perdere resistenza all'elastico, ma controlla sempre il movimento, all'andata e al ritorno, allontana le spalle dalle orecchie, contrae l'addome, fuori l'aria, su, ancora, ancora. L'elastico è un attrezzo di poco ingombro, lo potete portare ovunque, in vacanza, in valigia, non vi prende spazio. Su, su. Ultime 4, 4, 3, 2, piccole pulsazioni. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, mantieni il bicipite in isometria e apri l'avambraccio in fuori. Cerca di stare con il busto dritto e di addurre le scapole dietro per far lavorare i romboidi. Apro, apro, ancora, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, mantieni, piccole pulsazioni, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, e cambio. Riprendiamo l'elastico, lo arrotoliamo intorno alle mani. L'elastico deve sempre partire da una certa resistenza. Solleviamo le braccia. Mi date con le gambe il leg curl. Fletto le braccia dietro mantenendo i gomiti alti. Mantenendo questo passo, distendo le braccia in fuori. Sto lavorando sul tricipite, il muscolo che ricopre la parte posteriore del braccio, che è il muscolo meno allenato, soprattutto sulle donne. Apri. Sono 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, ultima serie, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, rimani sul posto, forza, 8, 7, contrai l'addome, stringi i glutei, pensa sempre alla postura corretta, stendi. È l'ultima serie, non mollare, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, e cambio. Manteniamo sempre l'elastico, prendiamo il nostro tappetino e continuiamo a lavorare sulla tonificazione. Questa volta lavoreremo sul petto. Ci sediamo a terra e arrotoliamo. Facciamo prima passare l'elastico dietro al corpo. Arrotoliamo l'elastico intorno alle punte dei piedi per avere un punto fisso. Gambe divaricate. Da questa posizione andiamo a contrarre il pettorale per unire le braccia in avanti. Chiodo, chiodo,
concentrati sul petto e sul deltoide anteriore che sta lavorando. Butta fuori l'aria. Chiudo. Sono 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, piccoli incroci, 8, forza, 7, 6, 5, 4, 3, 2, e cambio, schiena a terra, andiamo a lavorare sui quadricipiti, sulle gambe, mettiamo l'elastico sotto la pianta dei piedi e poggiamo la schiena a terra. Manteniamo sempre una certa tensione dell'elastico. Da questa posizione flettiamo bene le gambe e le distendiamo al soffitto. Scendo, distendo, giù, su. Cerca sempre di mantenere il bacino a terra, le gambe spingile verso il soffitto, su, scendi, stendo, su, su, scendi, su, singoli, 8, 7, 6, quando distendi non bloccare completamente le articolazioni, 4, 3, 2, ultima serie, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, e cambio. Ci mettiamo in quadrupedia. Infiliamo un piede in una maniglia, cercando di incastrare bene la punta del piede. Tiriamo l'elastico a noi. I gomiti sono a terra, cadono sotto le spalle. La gamba è flessa. Da questa posizione spingo e distendo la gamba. Su, su, stendo, stendo, stendo. Il ginocchio sale e scende. Ogni volta che la gamba si distende dietro, interviene il grande gluteo. Stendo, su, su. Cercate di sfruttare bene la resistenza dell'elastico. Non lo tenete molle. Ancora 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Lascia la gamba distesa, piccole pulsazioni. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. E cambio. Infilo la maniglia sull'altra punta del piede. Cercate di incastrarlo bene. Tiro l'elastico a me. Posizione quadrupedica. E tirate l'elastico, altrimenti risulta troppo poca la tensione. Gomiti a terra. Distendo la gamba. Su. Vai a spremere il gluteo. Su. Su. Puoi anche mettere pugno su pugno e poggiare la fronte sulle mani per proteggere la cervicale. Stand, stand, su, su. Ancora, ancora, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Rimani a gamba tesa, piccole pulsazioni, 7, 6, 5, 4, 3, 2, e cambio. Finiamo di lavorare sull'ultimo gruppo muscolare, precisamente sull'addome. Lasciamo un secondo l'elastico, solleviamo tutte e due le gambe e mettiamo tutte e due le mani dietro la nuca. Da questa posizione avviciniamo le ginocchia ai gomiti e i gomiti alle ginocchia.
e si scende. Sali in due tempi, scendi in due tempi. Su, buttando bene fuori l'aria. Il ritorno del movimento non è qui, altrimenti mettete in tensione la schiena. È molto piccolo. Su, contrai, scendi, scendi. Su, giù, ancora, sali. Ancora 4, butta bene fuori l'aria, lascia il mento alto, tra il mento e lo sterno c'è un pugno di distanza, solleva bene le spalle da terra, su, 8 singoli, si va, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, piccole pulsazioni, chiudo. Sta lavorando il retto dell'addome. Chiudo, chiudo, chiudo. Ancora forza. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 e rilasso. E possiamo passare allo stretch. Gambe distese, un bel respiro, braccia in alto, palmi delle mani l'uno contro l'altro. Piccole spinte dietro. 4, 3. 2, butto fuori l'aria e vado a cercare le punte dei piedi mantenendo il petto in avanti. Potete anche utilizzare l'elastico, utilizzarlo come punto fisso sui piedi e tirare. Più siete a schiena dritta, più allungate i muscoli della parte posteriore della coscia, gli ischiocrurali. Salgo srotolando, portiamo il piede destro al di là del ginocchio sinistro, avviciniamo bene il ginocchio al petto e andiamo in torsione per allungare i muscoli dell'esterno coscia e del medio gluteo. Lo stretching ci aiuta a ridurre le tensioni muscolari e favorisce il rilassamento. Cercate sempre di mantenere però le posizioni per almeno 20 secondi. Ritorno al centro, distendo di nuovo le gambe, braccia in alto, un bel respiro. Piccole spinte, sono 4, 3, 2, fuori l'aria, cercare le punte dei piedi, mantenere le schiene dritte, aprire bene il petto, isolare il più possibile gli ischiocrurali. Srotolo, a cavallo la gamba sinistra. Spingo bene il ginocchio verso il petto e vado in torsione. Sentite i muscoli dell'esterno coscia e del gluteo, medio gluteo, che si stanno allungando. Torno al centro, fletto tutte e due le gambe, braccio destro in alto, lo fletto dietro la nuca, spingo il gomito dietro per allungare il tricipite. E cambio, braccio sinistro, lo fletto dietro, spingo il gomito dietro la nuca. Cercate di rimanere a schiena dritta, non ingobbite le schiene, aprire sempre il petto in avanti. Cambio, impugno una mano e apro bene il petto, stretcho il pettorale e il deltoide anteriore. Ruoto, quadrupedia, allontano tutte e due le braccia e avvicino i glutei sui talloni, rilassate il capo. Srotolo e dalla masseria Happy Day è tutto, vi aspetta la prossima puntata.